un tema importante garantito dalla nostra Costituzione viene rispettato secondo lei a pieno? Beh, io direi che in Europa e in Italia non ci possiamo proprio lamentare. Se guardiamo un po' in giro nel mondo quello che succede, per favore non ci lamentiamo di questo straordinario bene, valore che abbiamo grazie alla nostra Costituzione, che non tutti ce l'hanno. La nostra Costituzione l'ha messa tra i primi e più importanti diritti fondamentali della persona: la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di potersi esprimere liberamente. Insomma, fa parte della civiltà europea e noi dobbiamo essere molto orgogliosi. E dobbiamo anche però immaginare che non tutto è irreversibile. Basta guardarsi intorno, a poche migliaia di chilometri da noi, dove la libertà di manifestazione del pensiero è conculcata, è calpestata, addirittura vediamo che ci sono anche esiti davvero drammatici, tragici nella storia. Quindi io credo che l'Italia debba essere fiera e orgogliosa di essere ai primi posti nella garanzia di questo diritto fondamentale. Un diritto che fa i conti con l'era di internet, dove però l'impianto normativo ancora deve raggiungere, insomma, livelli. No, questo oggi sarà un po' oggetto del nostro convegno. Io porrò infatti alcuni quesiti ai relatori su questo tema, cioè come coniugare la libertà di manifestazione del pensiero, che significa esprimersi con assoluta schiettezza, sincerità, senza confini, senza perimetri, con l'esigenza però di non fare male, perché il difficile rapporto oggi è con i media allorquando si convertono in hate speech, quel linguaggio d'odio, perché il linguaggio d'odio è qualcosa che non appartiene più alla storia della libertà di manifestazione del pensiero. E l'altro aspetto però converso, accanto a questo esasperato uso della libertà di manifestazione del pensiero in danno di altri, cioè con l'hate speech, c'è l'altro, ecco, parlavo di intersezioni infatti, c'è l'altro limite che io considero sia la cancel culture, cioè il mettersi il bavaglio da soli, insomma, il rendere opaco il nostro pensiero, non riuscire a dirlo con la schiettezza con cui, e la sincerità con cui sarebbe necessario. E l'altro, quindi questo. E poi l'altro aspetto, oggi lo porrò come terzo quesito, il rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e verità. Qual è il rapporto? Cioè c'è un rapporto, occorre che ci sia un nucleo di verità in quello che diciamo. I cittadini hanno diritto alla verità o hanno diritto a recepire qualsiasi pensiero venga manifestato dall'alto? Ecco, questi sono tre aspetti sui quali fortunatamente, io dico, la nostra civiltà, la nostra cultura è chiamata a confrontarsi. Altrove non c'è neppure la possibilità di esprimersi, quindi immaginate se possiamo parlare di confronti, di intersezioni, di aporie. Ecco.